il suo orizzonte antropologico non è più la comunità organica di Ancien Régime, come era per la destra tradizionalista, e invece, possiamo dire così, l'orizzonte, che con Hegel chiameremo del sistema dei bisogni, la società degli individui. L'idea in qualche modo che la società sia un campo di relazioni sociali rette dal principio dell'utile, che dà luogo al disporsi di differenze sociali, scaturenti dal merito e dalle capacità di ognuno. Ecco, se vogliamo, dire così, la società della destra tradizionalista è la società di Bonale, di De Maistre, la società degli ordini e dell'Ancien Régime, la società di questi autori della destra orleanista invece è la società di Adam Smith, l'Adam Smith della ricchezza delle nazioni, la società degli utili, degli scambi mercantili, la società del Dout Des, la società in cui, per riprendere il celeberrimo esempio di Adam Smith, ci rivolgiamo al birraio e al fornaio e al macellaio semplicemente per il nostro tornaconto individuale, come del resto loro ci forniscono le merci richieste non per filantropia ma per il loro tornaconto. Una società retta sul principio che Kant diceva della insocievole socievolezza, cioè il sistema di dipendenza onnilaterale di tutti da tutti che genera una società costruita su basi non comunitarie ma individualistica. Ecco, questa è, vorrei dire, questo è il prototipo della destra liberale novecentesca, che poi diverrà liberista con von Hayek, con le politiche di Margaret Thatcher e così via, al netto di non poche trasformazioni.